Buon pomeriggio, benvenuti a Salute e Prevenzione, la nostra medicina in diretta. Oggi parliamo di riabilitazione cardiologica. Abbiamo in studio il dottor Franco Buoncompagni, cardiologo. Buon pomeriggio e benvenuto. Abbiamo grazie, grazie, tanto grazie per da, da raccontare sulla riabilitazione cardiologica e non solo. Intanto aspettiamo anche le vostre telefonate con richieste di pareri, consigli eh, allo 0984-841721. Cominciamo ad entrare nel vivo dell'argomento della riabilitazione e chiediamo al dottor Boncompagni a cosa serve, a chi è indirizzata, a chi è rivolta. La riabilitazione cardiologica, meglio ancora parliamo di cardiologia preventiva e riabilitativa, è una specialità della cardiologia che mira a curare soprattutto i pazienti, il paziente post-acuto. E in questa categoria ci sono i pazienti post-infartuati, i pazienti post-chirurgici rivascolarizzati, i pazienti sottoposti a chirurgia valvolare, sono, sono meritevoli di un approccio riabilitativo i pazienti cardiopatici con scompenso cardiaco stabilizzati naturalmente, i pazienti rivascolarizzati dopo angioplastica, ma anche un'altra categoria di pazienti che non sono proprio cardiologici, che si portano tanto vantaggio dalla riabilitazione, dalla riabilitazione sono i pazienti con vasculopatie periferiche. Quindi si tratta di pazienti posti acuti, cronici, che usufruiscono moltissimo, ottengono dei buoni risultati con un trattamento riabilitativo che poi è un approccio multifattoriale. E cioè, soprattutto è un approccio che richiede multidisciplinarità in molti casi. C'è cioè, molti interessi di altre discipline, perché molto spesso sono pazienti cronici, spesso pazienti avanti nell'età, con comorbilità, e quindi da qui la necessità spesso di una collaborazione con altre discipline. Patologie renali, diabete? Altre... Eh, soprattutto i pazienti che, vengono, che pervengono a una struttura di riabilitazione, parliamo della nostra struttura qui a, che abbiamo qui a Madonna della Catena, ma di tutte le strutture, sono pazienti cronici, molto spesso avanti nell'età, con i problemi vascolari, cardiovascolari che loro si portano, diabetici, insufficienza renale, respiratori. E quindi da qui si capisce come è complicato a volte, considerando tutto quello che è successo in questi ultimi anni, cioè il cambiamento nosografico che ha portato a, nu a nuove situazioni particolari, nuove patologie, un approccio ormai multidisciplinare, non può essere soltanto il cardiologo che si occupa soltanto del mio problema cardiologico di poste di, 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 di o posti valvolare. Quindi un approccio, un approccio multidisciplinare, multifattoriale, interessante anche perché sostanzialmente ha rappresentato in questi ultimi anni, visto che la tipologia dei pazienti, come dicevo prima, anziani con, con molte patologie che si portano dietro, richiedono la collaborazione di più discipline. È cambiato anche questo approccio e la riabilitazione è stata in, forse un, un tra, le prime, tra le prime discipline che ha, ha sperimentato questa nuova forma di, di cura, di terapia di collaborazione multidisciplinare con gli altri colleghi. Quali sono le strutture degenziali? Ora, la riabilitazione cardiologica, o meglio ancora, cardiologia preventiva e riabilitativa, può avere due modelli, due modelli importanti. Uno è il modello degenziale e l'altro è il modello ambulatoriale. Entrambi, seriamente, per questa tipologia di pazienti, pazienti complessi, va svolta e va seguita in una struttura riabilitativa, Qual è la situazione? C'è uno studio recente che è stato pubblicato, l'ultimo, 1913. ISILE si chiama, che poi è un acronimo che vuol dire è la fotografia della riabilitazione in Italia. Dove sostanzialmente viene fuori che c'è una disponibilità di posti letto riabilitativi intorno a 3500 posti letto. Può sembrare scarsa, ce n'è un posto letto ogni 270.000 abitanti, questi sono i dati del censimento. In Calabria, in Calabria le strutture che sono state censite in questo studio dell'Iside, un studio molto rigoroso, non è che arruolava e accettava mh, centri che, non, che senza dati veramente complete si presentavano, davano le loro referenze. In Calabria ci sono otto strutture etichettate, sotto strutture riabilitative, otto complessivamente abbiamo noi tre posti letto per 100.000 abitanti sembrerebbe sempre un numero basso ma corrisponde alla media meridionale ed è, è, un, è un bel po' al di sotto della media settentrionale soprattutto per intenderci in una regione come la Liguria per esempio, prendiamola ad esempio perché ha degli abitanti simili, vi, 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 viaggio sui 6 7 posti ogni 100.000 abitanti il doppio sì, il doppio. Insomma, c'è da lavorare anche, da da questo lavorare punto anche di su vista. questo. E da qui qual è il problema? Il, il vero problema nostro, di chi si occupa di riebezione cardiologica, è che a fronte di tante luci, ci sono tante ombre. Le, le luci principali della riebezione cardiologica sono date da quelli che sono i dati della letteratura. I pazienti sottoposti a, cardiolo, a, a, a un trattamento riabilitativo dopo un evento vascolare presentano una sopravvivenza, un guadagno, un guadagno intorno al 25-28%, cioè tra chi la fa e non la fa c'è un guadagno in senso di mortalità. E anche qualità della vita immagino. Qualità della vita, morbosità, riospedalizzazione, i guadagni sono tanti. Allora giustamente lei mi dice, ma allora a questo punto abbiamo quasi trovato la pillola giusta, la pillola giusta per risolvere tanti problemi. Invece, culturalmente, un po' perché è un problema culturale. Cioè, All'università non, non c'è l'insegnamento di cardiologia riabilitativa, quindi c'è un problema culturale. Poi c'è anche un luogo comune: molti pensano che mh, riabilitazione cardiologica vuol dire esercizio, solo esercizio. Vado lì a fare la pedalata, la camminata, mi muovo, lo posso fare pure a casa. C'è certo. un po' questo atteggiamento un po' mh, minimalista, quindi che ti porta a, a sottovalutare i, i vantaggi che ci sono, quindi, e poi, soprattutto, non c'è come tante cose, tanti fatti, pure di recente sul Covid stanno dimostrando, una collaborazione sostanzialmente tra ospedale e territorio. Cioè il medico, molti medici di base non sanno nemmeno che esista forse la cardiologia riabilitativa. Capito? E questi sono i, i veri problemi, i veri nodi. Quindi un problema culturale, un problema di comunicazione, sono problemi sostanziali che ti portano a un afflusso che non, è di meno di quanto ti puoi aspettare, in parole povere. Ci sono indicazioni sono indicazione a un approccio riabilitativo dopo l'evento acuto, un terzo dovrebbe farlo, tutti quanti. La fanno meno della metà. Quindi c'è questa scarsa collaborazione, collaborazione. tra struttura ospedaliere e territorio e centri riabilitativi. Facciamo un salto a Madonna della Catena. Andiamo ah, a vabbè. vedere eh, con eh, il direttore sanitario della clinica eh, Claudio Trombetti di cosa si tratta, vediamo in un filmato, ci spiega il direttore sanitario eh, alcune delle pratiche in uso alla, nella clinica Mano della Catena di Laurignano, vediamo. Siamo nella palestra della riabilitazione cardiologica e noi qui facciamo un, quello che è uno dei programmi di riabilitazione cardiologica, che cosa, in che cosa consiste? In effetti consiste nell'attività fisica, motoria, eccetera, e nel monitoraggio del paziente. Quello che state vedendo in questo momento è l'attività che sta facendo di ginnastica respiratoria un, un signore cardiopatico. Sono esercizi di ginnastica respiratoria. Mentre sta facendo questi esercizi, il paziente viene monitorato. Vengono monitorate le attività cardiache, la frequenza e gli atti respiratori. Come nella ginnastica respiratoria, su un altro paziente, stiamo facendo. Possiamo vederlo in questo momento. Attività, attività motoria, in particolare è un esercizio con la ciclette, dove si vede, si mettono in funzione tutte quelle che sono le capacità di resistenza del paziente. E anche in questo caso, il paziente, cioè, i, i dati, i parametri vitali sono monitorati. Sul mo sono monitorati, monitorata la frequenza cardiaca, monitorati gli atti respiratori e monitorata la saturazione. Questo è uno dei programmi che noi facciamo. Altri programmi che sono compresi nel progetto riabilitativo della persona cardiopatica sono attività, ovviamente, di valutazione neuropsicologica, perché il sostegno psicologico è importantissimo in questi soggetti cardiopatici. Che hanno subito un intervento chirurgico e quindi sono in una fase di recupero, programmi di, più specifici di attività motoria come eh, training, deambulatori, training deambulatori e quant'altro. Ovviamente tutto questo viene monitorato con delle, in diverse fasi del, del progetto riabilitativo, c'è la prima fase del progetto che è nell'immediato nell ricovero. Nell'immediato post-intervento, una seconda fase a distanza di una settimana, dieci giorni, e, ma soprattutto il monitoraggio che definisce le tappe che noi dobbiamo, che dobbiamo seguire. Ecco, questo è un intervento del direttore sanitario della clinica Manone della Catena, Claudio Trombetti. Sì. Dottor Boncompagni. Sì, quelle che... Che di fatto ha già detto Trompetti che è importante, vorrei ribadire anche le figure che sono essenziali nei centri di riabilitazione, importanti le figure del cardiologo, fisiatra, fisioterapista, dietista, psicologo, sono cinque figure indispensabili. Accanto a questo poi per tutto quel problema delle... Molte patologie che ci sono e che si portano dietro, molti pazienti, la collaborazione con il nefrologo, il diabetologo. In una struttura come questa la collaborazione esiste e si va avanti così. Un altro aspetto che vorrei sottolineare è che mh, molti programmi di riabilitazione si possono, vengono svolti non da ricoverati, esclusivamente da ricoverati, ma anche a livello ambulatoriale. Anche questo per i pazienti complessi, i pazienti che hanno dopo una rivascolizzazione incompleta ancora dei problemi, i pazienti sintomatici, i pazienti con un cuore che ancora non funziona in un modo ottimale, pazienti con aritmie importanti, per, per tutti questi pazienti ci può essere anche un approccio riabilitativo ambulatoriale, non da non ricoverati. Non ricoverati. L'aspetto fondamentale che va sempre ribadito è la continuità, cioè non si tratta di un periodo di 4-8 settimane e poi finisce tutto lì ma il programma poi deve continuare è un problema poi di, di mentalità che bisogna inculcare pure al paziente di muoversi e, a, e seguire tutti quei consigli che hanno avuto un altro aspetto fondamentale che porta grossi vantaggi alla riabilitazione questo lo dicono gli studi, non lo dico io è l'aderenza alla terapia, quando si parla di aderenza non è solo l'aderenza a prendere, ed è importante, le pillole per la pressione, il colesterolo, cose che molto scarse magari ne parleremo più avanti, ma anche l'aderenza alla dieta, l'aderenza a tante forme educative, al fumo, a non fumare. Cioè, i pazienti che si sottopongono a programmi di riabilitazione, al di là di un programma di tipo degenziale o ambulatoriale, dopo un programma di riabilitativo vanno meglio decisamente per quanto riguarda l'aderenza rispetto ai pazienti invece che stanno fermi e che non partecipano a questi programmi. Ecco, ha citato il dietista, in questo caso eh, abbiamo trovato due pazienti che non avevano problemi di sovrappeso, ad esempio, però spesso eh, bisogna anche intervenire in quel senso? Sì, sì, sì. Cioè, L'approccio del dietista in questi casi che è la collaborazione. Cioè, L'attività fisica da sola non ti porta a grossi risultati sulla riduzione del peso, ma nell'insieme, in un approccio multifattoriale che riguardano la dieta, riguardano il movimento anche, sicuramente una, la correzione di altri fattori di rischio ti portano a, a, a ottenere dei buoni risultati. E anche dal punto di vista del, dell'umore del paziente si, si migliora sentendosi ah, certo, meglio, c'è sì. anche la valutazione neuropsicologica, c'è fondamentale, fondamentale, un ruolo fondamentale. in Sentirsi rispetto. dei pazienti che stanno venendo fuori dalla, dalla malattia, comunque stanno ri, ritornando ad uno status di qualità della vita anche è importante. E, ha toccato un argomento molto importante, il ruolo poi della riabilitazione sulla ripresa lavorativa, cioè per tutta una serie di protezioni un po' sociale, che a volte sono esagerate, a volte no, c'è da dire che i risultati comunque sono buoni, soddisfacenti, cioè tra chi fa riabilitazione e chi non la fa, il ritorno alla vita lavorativa, l'ingresso di nuovo re reingresso è positivo e a favore di chi sottopone a un programma di training fisico. Il fatto che in Calabria la cardiologia preventiva e riabilitativa non decolli. È probabilmente dovuto a tutte le, le cause che lei ha già citato, il fatto che ci sia ignoranza, un po' di, di pigrizia, una scarsa informazione, partecipazione anche da parte dei, in questo caso citava anche dei medici di base, anche se ce ne sono alcuni molto attenti che magari la consigliano. Ma io ho partecipato, io sono stato il direttivo nazionale del gruppo italiano di valutazione funzionale e di riabilitazione e quindi sono stato responsabile pure in Calabria del, del gruppo di riabilitazione. Noi, siamo, noi cardiologi che ci occupiamo di cardiologia preventiva e riabilitativa abbiamo fatto tante iniziative. Lei pensi che a Cosenza, a Cosenza nel 2002 c'è stato il congresso nazionale di cardiologia riabilitativa, uno dei pochi congressi nazionali fatto. Si è svolto a Cosenza nel 2002, c'è stato un miglioramento, stato, i centri sono aumentati. Però a macchia di leopardo e soprattutto non tutti seguono magari quelle che sono le linee guida vere. Cioè, molti, sono iniziative, molti centri presso, presso ospedali, molti ambulatori sono più centri di prevenzione secondaria che non centri di riabilitazione ambulatoriale come dovrebbero essere. Che differenza c'è con la prevenzione sec secondaria? Che differenza c'è? Cos'è la prevenzione secondaria? La prevenzione mh, primaria è quella che magari fa lei. Non ha mai avuto un infarto, non ha avuto problemi in un accidente, quindi sta attento al fumo, si controlla la pressione, il colesterolo. La prevenzione secondaria è non avere la recidiva. Chi ha avuto un infarto non farsi il secondo, ah, okay. la secondaria è questa. Eh, spesso e volentieri ci si scopre di avere problemi con il problema ah, certo. e questo è, è il guaio <ride> certo. perché l'infarto coglie di sorpresa alcune volte delle persone che sono apparentemente sane, ma evidentemente hanno certo. delle sofferenze. Quindi bisogna ricorrere appunto alla prevenzione secondaria. Ho capito il, il Concetto. La seconda, chi, chi non vuole avere la, la ricaduta, si fa in modo tale che non succeda un'altra volta, l'episodio si ripete. Il, il massimo sarebbe evitare di, di incorrere nella, nel primo evento, che certo, è quello certo. che, che poi cambia la vita. Eh, certo. A proposito, ha citato le aritmie le, la fibrillazione atriale nel suo discorso prima, sono molto diffuse come patologia e sono motivo di interesse per il nostro pubblico. Cioè, fibrillazione, la fibrillazione atriale è, è un'aritmia importante soprattutto per i problemi che può dare come complicazione. Penso un po' che il 20% di ictus ischemico, lictus, su questo infatti c'è stata una campagna pure mh, governativa sostenuta dal Ministero della Sanità di recente, che eh, nella prevenzione dell'ictus parlava appunto ha cercato di diffondere questo concetto di stare attenti a scoprire, a, a evidenziare i casi di fibrillazione atriale, in quanto la fibrillazione atriale è un'aretemia importante. Ma è soprattutto eh, devastante per le conseguenze che può avere in una buona percentuale di casi. È una patologia che la trovi, che aumenta con l'età. Dopo gli, i 65 anni viaggia sull'8-15% a seconda dell'età stessa del paziente. Dopo 85 anni si arriva al 20% dei pazienti fibrillanti. fibrillante. Complessivamente la prevalenza su su, viaggia sul 3-2%. Questa è la prevalenza. È un'aritmia che ti porta il cuore, a, a da, a, a, che dà al cuore una, un, ritmo caotico, un ritmo caotico. Il cuore matto. È un cuore matto. <ride> Certamente dai segni, è facile, cioè qualcosa che ti cambia un po' la vita quando compare. Il paziente ti, ti riferisce che si sente da un po' di tempo più stanco, più affannato è cambiato qualcosa, tu magari lo visiti o fai un elettrocardiogramma, ma a volte pur con l'ascoltazione ti rendi conto che è aritmico. Poi fai un elettrocardiogramma e scopri che è una fibrillazione atriale. È molto importante quindi rilevare la fibrillazione atriale per le conseguenze, perché vai a prevenire un accidente vascolare importante che è l'ictus ischemico. Perché è importante? Perché una volta che tu scopri la fibrillazione atriale, questo ormai fa parte delle linee guida non, cioè, che si devono adottare, obbligatorie, una volta che tu Riscontro una fibrillazione tra l'altro delle caratteristiche persistenti che c'è, non è un episodio magari di, di un'aritemia non rilevata, quando c'è la prova concreta di una fibrillazione documentata, allora diventa obbligatoria una terapia di prevenzione dell'ictus, che sono gli anticoagulanti. Gli anticoagulanti, che una volta erano una mezza, una volta, cioè ancora ci sono, sono una, per molti pazienti una mezza maledizione, perché sono i vecchi anticoagulanti, quelli che ti sottopongono a continui controlli, richiami farti i controlli, vedere come va l'indice di, di, di coagulazione. I nuovi anticoagulanti sono compressi normali, fai dei controlli sulla funzionalità renale epatica, però è come assumere un'aspirina, sotto molti aspetti, con delle peculiarità poi che magari nel particolare ci può entrare. Quindi c'è una complianza migliore, il paziente l'accetta meglio e i risultati, i vantaggi dei nuovi anticoagulanti rispetto ai primi, quelli che non venivano, non vengono accettati favorabilmente dai pazienti, è che non, non ti danno, non c'è una schiavitù, a volte anche logistica, cioè andare periodicamente ogni 10-15 giorni, poi l'instabilità dei vecchi anticoagulanti, questi nuovi ti mantengono una stabilità, basta fare dei controlli periodici ogni, ogni mese, ogni tre mesi, poi ogni sei mesi, quindi si allunga sempre il tempo del controllo. Qual è il problema? Il problema è che c'è una categoria di pazienti che non può usufruirne, c'è cioè controindicazione. Sono i pazienti che portano valvole meccaniche. O i pazienti che hanno una, una, una stenosi mitralica importante, serrata. In questi casi no, anche se le cose stanno cambiando in meglio. E, e devo dire che i nuovi anticoagulanti sono quanto più nuovo, più rivoluzionario sotto molti aspetti c'è stato in cardiologia delle malattie cardiovascolari in questi ultimi dieci anni, perché stanno cambiando veramente la vita di molti pazienti. Altra patologia, che poi ci introdurrà in un discorso di attualità, è l'ipertensione, ipertensione arteriosa. Eh. Immagino che qui i numeri siano ancora più elevati e, e poi la, la collegheremo anche al, al Covid, perché è anche fattore di rischio. Quali sono le novità per quanto riguarda l'ipertensione? Allora, l'ipertensione intanto è impressionante la presenza che c'è nel territorio, perché in Italia ci sono gli ipertesi dichiarati sul su 30%, 30% di, di ipertensione, e c'è un 17-18% che non è ancora manifesta, però è un'ipertensione borderline, Silente. la chiamiamo noi, va e viene borderline. Quindi un problema da un punto di vista clinico, epidemiologico, non so quale, importante, importante. Ci sono delle novità importanti che hanno cambiato un po' anche l'approccio da parte nostra dei medici rispetto a prima. Non so se lei ricorda, ma fino a poco tempo fa quando c'era l'approccio a un paziente con ipertensione, si cominciava la terapia a scaletta, prima un farmaco, poi il secondo si aggiungeva. Adesso è cambiato l'approccio. Prima si diceva non dare i farmaci associate, adesso, l'ultima linea guida parla di due anni fa, ti dicono di cominciare un approccio già con un'associazione. Cioè quello che è stato di fatto un po' ricambiato l'approccio all'iperteso rispetto a prima. Si è passata a un approccio graduale a scaline, un farmaco di una classe e poi provare, e vedere, il cambiare. Adesso si è passato invece alla possibilità, non alla possibilità, si dà la possibilità, c'è cioè il consiglio veramente di dare, di farmaci in associazione. C'è cioè nella stessa compressa ci sono due principi. Ma ci sono anche dei nuovi prodotti dove ci sono tre principi nella stessa compressa, cioè in commercio questi qui. Qual è la razza di questa è la scelta? E la razza è l'aderenza. Si è visto sia per gli antipertensivi che per i farmaci anticolesterolo che c'è un'aderenza scarsa nella popolazione. Si parla di, di, di 40-50% di pazienti che lasciano la terapia, pazienti che mollano la terapia, che... Mh, e da, quindi un crollo di aderenza nel tempo. L'aderenza c'è nei primi sei mesi, un anno, da, da quando c'è la rilevazione, dopodiché e più gli effetti collaterali. Ma magari... è anche pericolosa questa pratica, perché comunque dopo aver assunto dei farmaci per un bel po' di tempo ah, c'è certo. una sua effazione, quindi immagino che la situazione è peggiori. Certo, ci sono dei farmaci particolari beta-bloccanti che danno pure un effetto rebound negativo. Con l'associazione c'è un guadagno notevole di aderenza, cioè si sta vedendo che. I pazienti, soprattutto gli anziani, ma soprattutto i pazienti con più patologie. Noi abbiamo pazienti che prendono 12-15 compresse al giorno perché sono diabetici, scompenso cardiaco, insufficienza renale. Ecco, questo migliora un po' l'aderenza, migliora l'approccio. Vedi che questi pazienti si, 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 fanno, si lasciano curare meglio. Ecco in Ci fermiamo un attimo perché c'è una telefonata. Da dove chiama? Buon pomeriggio e come si chiama? Okay, buonasera. Salve. Buonasera. Mi sentite? Sì, può abbassare l'audio del televisore perché sì, noi sì, la sentiamo. Sì, sì, sì. Sì. Allora, sono una ragazza di 46 anni, io da Cosenza. Sì. Mi, mi sente? Sì, sì, la sento. Può fare la domanda al dottor Boccompagni. Allora, volevo chiedere, io ho, mh, nel 2019 ho avuto un intervento al cervello, dopodiché ho avuto delle piccole ischemie. E ultimamente sto avendo delle tachicardie eccessive, molto eccessive, non riesco a dormire più la notte, sono molto stanca, ma ho fatto una serie di accertamenti, di analisi, siamo arrivati perfino a vedere se c'era eh, eventualmente un foro pervico un po' aperto, sì. cosa che ha dato esito negativo. Negativo? Io sto prendendo delle pillole. Che si chiamano le Nobistar? Si chiamano? Nobistar? Sì, 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 beta bloccante. E sto molto meglio con quelle, però ho bisogno di prenderne eh, tante perché eh, ritorna questa tachicardia. Po si può parlare in questo caso di fibrillazione atriale. Eh, grazie, signora. Cioè, ha introdotto un argomento che è interessante anche a livello di. di, di... Grazie, grazie a grazie voi, a Buona serata, grazie a lei. Cioè, grazie. Il vero problema è, la signora ci riferisce palpitazione e aritmie, ma di cosa si tratta? Bisogna dimostrare che è una fibrillazione atriale. Giustamente dice la signora, come faccio di notte, di giorno io, magari... Allora, ci sono delle possibilità. I tempi sono cambiati in meglio su, su molte cose. C'è la possibilità, naturalmente, penso che la signora l'avrà già fatto, l'elettrocardiogramma 24 ore oltre ma adesso c'è la possibilità di mettere l'oltre di 5 giorni, 7 giorni. C'è la possibilità, laddove restano dei dubbi, di usare il lop recorder, cioè mettere sotto la pelle, sotto cute, ma anche, anche all'esterno, dei piccoli sistemi che ti fanno rilevare per un lungo periodo l'aritmia la, finché tu la trovi e fai diagnosi. Ma c'è anche un altro sistema ancora, non meno, non meno importante, e che può aiutare sempre per la diagnosi di... Di fibrillazione atriale, documentarla di cui documentarla, che nuovi apparecchi che sfigomanometri che ti utilizzano, ti misurano la pressione e ti possono anche dire se c'è una fibrillazione atriale. Sono in vendita, costano quanti normali apparecchi della pressione, basta chieder, richiederle e quindi, una notte che la signore c'è l'aritmia, si misura la pressione e va a vedere se in quel momento il de, de, de display che c'è oppure anche mh, dipende dal sistema, ti dice se c'è una fibrillazione in corso. Quindi abbiamo tanti sistemi. La cosa più importante, cara signora, è dimostrare se è una fibrillazione o no. Potrebbero essere pure delle extrasistole, scariche di extrasistole. Sulla terapia il Nobistar, che è un beta bloccante, Probabilmente dovrà prenderli sempre, però la cosa più importante, ripeto, fondamentale è capire se è una fibrillazione atriale oppure se è un'altra. patologia. campo da, altre patologie. Ci fermiamo per la pubblicità, torniamo in studio e riprendiamo il discorso sull'ipertensione che immagino interessi a molti. Sì. Seconda parte di salute e prevenzione. Stiamo parlando di riabilitazione cardiologica e, in particolare, in questo momento, però, ci eravamo spostati sull'ipertensione. Poi il dottor Franco Buoncompagni ha risposto a una nostra telespettatrice che gli ha chiesto qualcosa su una tachicardia eccessiva. Dovrà capire attraverso gli strumenti che adesso esistono se si tratta in effetti di una fibrillazione atriale, ma o soltanto di un'extrasistole. Questo si potrà capire con questi apparecchi utilissimi per perché appunto vanno a scovare certo. eh, l'episodio della fibrillazione atriale, così come l'ipertensione, anche l'alter, eh, in un soggetto che magari si misura la pressione al riposo e non ha mai colto la sua patologia, può trovarla poi nelle 24 ore, nell'arco delle 48 ore, quando certo. effettua particolari attività che magari fanno salire la pressione. Eh, Deve allargare volta... il tempo di osservazione e adesso siamo in grado di farlo questo qui i Rope Recorder che sono molto diffusi non solo per la ricerca della fibrillazione ma anche per altre aretemie ancora più pericolose, aretomie ventricolari né, che ti mettono a rischio, rischio i pazienti, soprattutto pazienti che portano sopportatore di valvolopatie, biocardiopatie, il Rope Recorder può essere molto d'aiuto. nella scelta poi operativa, cosa devi fare, perché tu, con il Rope Recorder che tu metti sotto la pelle oppure fuori e rilevi aritmie ventricolari pericolose, minacciose, fai quella scelta famosa che ti porta al defibrillatore, che è un salvavita, no? Però è impegnativo, il defibrillatore, mettere il defibrillatore. Cioè, ci pensi prima, non è che certo. lo impianti così. Ci voglio tutta una serie di, di, di indicazioni. E una di queste è scoprire che veramente ci sono le aritmie. Una volta avevamo a disposizione soltanto il defibrillatore, l'oltre 24 ore, lo ripetevo, adesso oltre, 24 ore settimanali, la possibilità di un'osservazione che io ho per le c'è la possibilità insomma, mai come adesso di scovare, andare a seguire, cercare di trovare veramente la causa in un modo accurato, non in un modo Scientifico, eh, approssimativo. Non, approssimativo. Telefonata, buon pomeriggio, da dove chiama e come si chiama? Posso, sì, prego, mi chiamo Luigi e chiamo da Rossano. Salve signor Luigi da Rossano, benvenuto a Salute e Prevenzione, può rivolgere la sua domanda al dottor Boncompagni. Sì, la risposta vorrei che ha un po' il volume. Io sono stato operato di bypass. Sì. È chiaro? Sì, sì, sì. E periodicamente sento una pesantezza, una pesantezza a petto. Un amico che ha subito lo stesso intervento tanti anni che... fa, mi parla di, de, eh, di certe compresse sublinguali, mm, Carvasin. Sì. È utile prenderle per eliminare questa pesantezza di cuore? Eh, va bene. Quanti anni ha lei, signora? 79. 79. E questo fastidia al petto, le prende in condizione di riposo o quando cammina? No, 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 in condizione di riposo. Eh, Ma è un fatto nuovo o un fatto vecchio? La sera o la prima mattina. Eh, che sta. E le capita da quanto tempo succede questo? Da quando è cominciato questo problema? Eh, non sento, se lei gentilmente alza il colombo. Da quanto tempo sono iniziati questi problemi? Questo dolore lei Ma da quanto è tempo l'ha avvertito? Sono sono anni ah, è che mm. mi capita, però che dico durante l'anno 3-4 volte, non di più. E lei i bypass, quando li ha fatti i bypass? Eh, I bypass li ho fatti 16 anni fa. Ha fatto bypass con le, le vene oppure con le arterie? Bypass? Li bypass, ha fatti con le vene delle gambe del oppure ha fatto bypass arteriosi? Eh, arteriosi, hanno preso la, 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 la vena safena dalla mm. gamba sinistra e hanno fatto i tre bypass. Quindi ha fatto dei bypass venosi. Quindi, cioè, io penso questo. Il Io signore non è un paziente... Attento, però, sì. Adesso vediamo un po' di... di chiarire un po' la cosa. Il Signore è un paziente cronico che è stato bypassato 15-16 anni fa. 13 anni fa non l'ho capito. 16-16. Mi pare aver capito che ha fatto bypass solo e esclusivamente venosi. Ora, i bypass venosi già dopo i 5 anni cioè, danno dei problemi, un 50% di bypass venosi, danno problemi sì. già. Dopo 5-6 anni, quindi è una buona percentuale, quando sono bypass invece arteriosi, vanno bene anche dopo i 5 anni, non si chiudono in parole povere. Quello che avverte, mh, riferisce il signore, probabilmente, sicuramente è un'angina: cioè c'è qualche bypass venoso che hanno messo sulle coronarie che forse non va tanto bene, il fatto è che passa il dolore col la, con il carvasin sotto la lingua. È una prova indiretta che sicuramente è un'angina pectoris. Ora, se, se sono episodi ingravescenti, se sono episodi ingravescenti, cioè ripetitivi, che nel tempo si avvicinano e sono gravi anche nella durata, bisogna fare in questi casi una sola cosa, è inutile fare esami strumentali, fare la coronarografia. Ripetere una coronarografia. Molti signore c'è un'età avanzata, 79. 79 se non erro, sì. però mi pare in età se poi... Non è nemmeno un'età molto proibitiva per fare indagine strumentale. Quindi, se sono episodi ravvicinati e la cosa lo preoccupa, se sono 4 5 all'anno, ma ci possiamo anche accertare per valutarli in senso quantitativo, facendo fare al paziente un elettrocardiogramma da sforzo, vedere sostanzialmente sotto sforzo qual è l'entità, qual è il carico di lavoro se è un'angina a bassi cariche, quindi di estrema gravità, oppure se è un'angina a cariche medio-alte, magari gestibile anche con la terapia medica. Se sono episodi a riposo che si ripetono continuamente, l'unica cosa da fare, se sono ravvicinate e frequenti, è una coronarografia. Lasciamo al nostro telespettatore. No, il, oh, lo... Grazie Grazie, grazie ecco. e Siccome aveva il, te il televisore acceso per sentire meglio abbiamo lasciato un po' di tempo per si capire la lui. risposta perché c'è un, uno scarto in, di qualche secondo fra quello che diciamo e il, il segnale che arriva a casa collegato al telefono sentiva in diretta la risposta ma poi... Penso eccetera. che l'abbiamo chiarito però, sì, infatti chiarito. è soddisfatto questa pillola sublinguale può aiutare ma bisogna capire carva, anche sì. qui se si tratta in effetti di angina pectoris e quindi andare ad indagare eh, abbiamo parlato di anzi ha parlato di immagini di prova sotto sforzo eh, a questo punto la vediamo perché noi stamattina siamo stati nella struttura la clinica Madonnina e abbiamo seguito proprio un esame sotto sforzo che è utilissimo questo con il nostro Mario Scarpelli siamo entrati nella, nella sala così come abbiamo fatto nella palestra della Madonna Catena e possiamo vedere così il dottore ci spiegherà come avviene a cosa serve qual è l'utilità eccola qui Prego, può, dottore, può parlarci di questa prova. Allora, la prova da sforzo è un esame, è una metodologia diagnostica di facile approccio, molto diffusa, non costosa, semplice, ma molto, molto informativa. Non è poco quello che ho detto, cioè nel senso molto spesso noi parliamo di risonanza, TAC, che decisamente sono superiori come informazione a un esame tipo un ECG da sforzo. Però poi trovare a farlo, prenotarlo non è molto spesso, è tutt'altro che facile. È un esame quindi altamente informativo. Sotto sforzo che si fa? Si, fa si, va, a vedere, le, si va a vedere le modificazioni dell'elettrocardiogramma non in condizione di riposo ma sotto stress, sotto stress fisico. Quando inizia una prova, la prova da sforzo la prima cosa che si fa a un paziente, parliamo ecco in modo tale da semplificare un po' le cose, chiedere la motivazione. Perché sei venuto a fare una prova da sforzo. Allora uno può venire perché, tipo il signore, è un bypassato, ha fatto angioplastica, però avverte dei sintomi sospetti, dubbi, e vuole essere sicuro che i disturbi non sono cardiologici, ma sono di alta natura. Può venire un paziente con aritmia, capire sostanzialmente sotto sforzo se le aritmie aumentano, se ci sono o meno. Può essere importante. Soprattutto, ed è, è, è fondamentale questa indicazione, come il signore che ho visto stamattina, me lo ricordo che l'abbiamo visto stamattina, la capire se un disturbo è che c'è un signore valvolare, c'è una, una valvolopatia eh, modesta sulla orta, e eh, vuole capire, vuole sapere se un disturbo che lui avverte da un po' di tempo a questa parte, è un dolore, è un dolore collegato al cuore oppure no, se no non c'entra niente. È importante per vedere fare una diagnosi e impostare anche una terapia nel paziente iperteso, la prova da sforzo, capire sotto sforzo come vanno le cose. È importante nel paziente con scompenso cardiaco cronico, stabilizzato, però non un paziente instabile, valutare la capacità funzionale. È importante soprattutto questo esame nei pazienti che devono essere sottoposti a un ciclo di riabilitazione cardiologica, degenziale, come si parlava prima. Nell'intervista con il professore Trombetti serve in molti casi per valutare prima di metterlo, di riceverlo in una struttura riabilitativa degenziale, capire qual è la sua capacità funzionale e quindi, in relazione al risultato della prova di sforzo, impostare il programma riabilitativo. Quindi le indicazioni sono tante. Ripeto: è un esame informativo che può essere abbinato perché può succedere che la prova da sforzo in alcuni casi non è diagnostica, non è diagnostica che tu fai la prova da sforzo, però la risposta è importante, molti medici sfuggono su particolare. Quando io referto un esame, non poche, non poche volte, con, concludo, elettrocardiogramma da sforzo non valutabile, può essere non valutabile perché un paziente si ferma presto, non raggiunge il target di frequenza necessaria per dare una risposta soddisfacente. Ma perché non ce la fa per non la fatica? Non ce la fa, sì, non ce la fa. Ma quindi... ci, sono, ci sono gradi di, eh, di difficoltà, nel senso, eh, fra me e il eh, paziente di 79 anni, la prova è la stessa oppure viene, eh, come dire, modulata? Eh, secondo... Viene mo modulata, cioè, dipende dalla condizioni fisica del paziente, dalla capacità funzionale che ha. Le, le risposte magari nel caso suo può essere una risposta bella soddisfacente, fa sport, visto che ci conosciamo, quindi sarà una risposta bella soddisfacente. In un paziente che non si muove, che si muove poco, mi si forma, comincia già dopo 4-5 minuti, non ce la fa con le gambe, sono stanco eh, e quindi molto spesso normale. questo ti porta però a un esame inconclusivo, non è conclusivo. E allora ti devi rivolgere a altre metodiche, le metodiche che ti possono aiutare di più, in questi casi le metodiche immagine che possono essere la l'ascendere femiocardica, perché anche con l'esame sub-massimale ti dà delle risposte, l'attack coronarica, oppure anche un ecostress, l'eco da sforzo. Infatti stavo dicendo, che l'elettrocardiogramma da sforzo può essere abbinato, in alcuni casi, all'ecocardiografia. Abbiamo le immagini? Ah sì? No, no, dico, abbiamo le immagini, oggi Ma abbiamo un Solo, di, solo no. di eco mi parla, di solo eco. di eco. Vediamo l'altra clip allora, così ce ne parla il dottor. E, e allora l'eco cardiogramma ti dà un'informazione un funzionale, contemporaneamente lo sforzo te ne dà un'altra, quindi è un'informazione più completa. Quindi è un esame importante, non è pericoloso, è informativo e soprattutto di grande disponibilità sul territorio. Non è come tante altre metodiche che se ne può parlare tanto, se ne parla, perché esiste una medicina virtuale e una reale. Il mondo reale molto spesso prova a fare una risonanza magnetica cardiaca, prova a farla, o un attacco, i tempi si prolungano, è complicato un po', certo. poi ci sono altre condizioni. Quindi l'esame da sforzo è un esame importante per quanto riguarda, diventa molto spesso un punto decisionale, uno snodo decisionale per decidere cosa fare dopo. Ma anche per l'ipertensione, vedere se c'è un'ipertensione da stress, da sforzo. Vedere, per esempio, il significato delle aritmie, uno c'è extra -sistore. Ha un significato, per esempio, il comportamento delle aritmie che aumentano con lo sforzo o compaiono in un modo intenso nel recupero? Hanno un significato diverso. Oppure aritmie che magari scompaiono sotto sforzo. Sono tutte cose importanti che ti permettono di valutare in un modo completo il paziente. Bene, abbiamo visto l'altro video. Eh, ecco ci sono delle immagini ancora. Qui sono che... immagini di ecocardiografie fatte da noi, dottore Cariello. Sì. Sì. Noi dovremmo partire adesso con l'eco da sforzo. Abbiamo boh, qualche intoppo tipo organizzativo, ma stiamo mettendo su un protocollo per partire con l'eco da sforzo. L'eco da sforzo è un esame che si può fare, si deve fare in quei pazienti. Per esempio un paziente che ha un blocco di branca sinistra, un disturbo di conduzione ci sono degli elettrocardiogrammi che non ti permettono, non ti fanno vedere sotto sforzo che succede realmente e allora ti devi rivolgere a altre metodiche la scintigrafia, l'eco da sforzo oppure tac coronarica senza arrivare alla coronarografia l'esame non è valutabile non è valutabile perché l'ECG non si legge ma c'è altro problema è quando il paziente non riesce a muoversi sono tutte oppure un paziente che è in terapia piena e non riesce a ridurla a sospenderla sono tutte condizioni che ti portano a decisioni ulteriori, che vanno a completare l'informazione della prova da sforzo. Abbiamo parlato dei farmaci, dell'assunzione di questi farmaci con diverse... Mi oh, scusi, è no, una cosa importante Prego. anche a livello divulgativo. Se mi permette, posso... rubo solo due minuti. È importante quindi valutare la risposta e capire se l'esame è stato valutabile o meno, perché se non è valutabile è come non averlo fatto. Poi magari dopo, due, dopo un mese, dopo qualcosa, capita qualcosa, tu dici eh, eh, ha fatto la prova a sforzo, era negativa, no, non è negativa, tu leggi non valutabile, c'è cioè stato un motivo che non l'ha fatto. Quindi bisogna sempre, ci sono dei parametri importanti nello sforzo, che al di là del, del discorso se sotto sforzo compare il dolore o se sotto sforzo compare l'ischemia elettrocardiografica o aritmie, un parametro importantissimo è la capacità lavorativa, cioè quello che è importante è il carico di lavoro che tu raggiungi. Se tu fai, raggiungi un carico di lavoro che ti porta a superare i 7 mezzi, per esempio, che sono metaboliche e basali, o i 10 mezzi, è una buona prognosi, è un paziente che andrà bene, avrà qualche problema magari, ma non è un paziente da aggredire, da mandare a fare coronarografie. Anche questa aggressività. Studi recente, uno studio importante che si chiama Schemia, pubblicato di recente, ti dice che anche nei pazienti cronici, instabili, cioè pazienti che hanno già avuto un problema coronarico che sono pazienti cronici, però sono stabili, pazienti, molti di questi pazienti non si avvantaggiano più di tanto dal, dal fare una coronografia ancora e un'altra ulteriore rivascolarizzazione. È uno studio complesso, se, guai a semplificarlo perché poi bisogna leggerlo e non parlarne in due secondi, però voglio dire molto spesso l'aggressività non paga. Molto spesso quindi bisogna valutare capacità lavorativa, non solo se c'è l'ischemia, se c'è il dolore, valutare tanti parametri che ti danno una risposta più onnicomprensiva. Abbiamo parlato dicevo di, dei farmaci, di, di queste novità che riguardano i farmaci e l'assunzione di eh, diverse molecole, ma ci sono altre novità che riguardano l'ipertensione? Allora, sull'ipertensione le novità sono queste. Si punta, adesso, si punta adesso a valori di normalità più bassi, al di sopra dei 60 anni. I valori di pressione normali sono 130, 80, 80, 85, questi sono i valori al di sotto del mitico 140, 90, che resta un parametro ancora buono per i 60-65 anni in su. Ma al di sotto, avere una pressione più bassa è vantaggiosa. Così pure come negli anziani è vantaggioso per tutta quella problematica grossa dei deficit cognitivi degli anziani mantenere valori di pressione non troppo alti ma nemmeno troppo bassi. Quindi soprattutto per i deficit è stata vista un, una, una correlazione tra deficit cognitivi dell'anziano, del grande anziano, e valori di pressione o esageratamente alto, non controllato o anche troppo basso. L'altra novità come dicevo prima, è stato ribaltato un buon concetto precedente e partire con le associazioni, non partire con la monoterapia, ma partire già con le associazioni combinate. Di recente una novità importante che ci porta all'attualità è il Covid. Questo forse è meglio eh, entrare in questo discorso, perché eh, bisogna ribadire, è stato ribadito, c'è stato il professor Indolfi che su questo è molto, eh, ha fatto tanto per chiarire un aspetto molto importante. Nei primi mesi della pandemia, nei primi mesi della pandemia, si è parlato di farmaci antipertensivi, che sono molto, molto usati, molto diffusi, gli acidi inibitori sartani. È venuto fuori il discorso, attenzione perché chi prende questi farmaci è, mm, può avere una maggiore probabilità di ammalarsi di virus, o cioè, oh, gravemente. Eh, del virus. In quanto il virus, agevolerebbero, agevolerebbero questi, questi farmaci l'entrata nelle cellule del coronavirus effettivamente c'è a, a livello di cellule cardiache e non solo, un, un si chiama ACE2, cioè è una proteina che facilita l'ingresso del virus. E sostanzialmente è un recettore che viene utilizzato anche dai farmaci antipertensivi. Studi ripetuta, ripetuti, parlo di studi soprattutto che vengono dalla Cina per esempio, e non solo, ma anche europei e nordamericani hanno dimostrato che non c'è nessuna evidenza che questi farmaci chi prende ha facilitato l'invezione da virus, anzi, ci sono studi parcellari. Ma ci sono che dicono che chi prende i sartani e gli acidi inibitori sono studi parcellari: è protetto, può essere protetto, quindi non danneggiato rispetto al coronavirus. Quindi, chi Prende questi farmaci, guai a sospende, perché c'è stata all'inizio una forma con de, 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 con un po di delirio, di delirio sì, a livello con mediatico, mediatico. Con effetti per... devastanti, anche perché questa è una patologia che ha colto di sorpresa e quindi nei primi mesi si è detto di tutto, si è parlato di gruppo sanguigno, si è parlato di acea inibitori, di sartanici e dunque c'è stata molta, molta confusione con il rischio poi, non arriviamo a pensare a quello che ha suggerito Trump, perché non vogliamo neanche ripeterlo, quello che aveva suggerito Trump di fare. E qualcuno ha seguito il suo esempio eh, rischiando anche, anche la vita ad operando eh, delle... Sul Covid e il cuore c'è da dire anche qualcos'altro, che a mano a mano che si va avanti, ormai sono passati, quasi è quasi passato un anno da quando si sono cominciati i primi dati, Esattamente. ma molti dati soprattutto vengono dalla Cina, perché l'hanno conosciuto prima, l'hanno studiata prima. Ci sono delle correlazioni importanti, per esempio. L'insufficienza respiratoria che spesso dà il coronavirus ti aggrava anche pazienti particolari che hanno già scompenso cardiaco, pazienti diabetici, pazienti con cardiopatia ipertensiva. Cioè il coronavirus ha dimostrato, ha, ha dimostrato con i numeri un incremento di mortalità che si è impennato fino ad arrivare al 10-12% nei cardiopatici maggiore, negli ipertesi addirittura intorno all'8%, il cuore fatica di più, con la difficoltà respiratoria che dà il virus si affatica di più e in, una, in certe categorie di pazienti, soprattutto anziani e cardiopatici, ha portato a un incremento della mortalità, ti porta come tutti i virus ha portato a un incremento anche dell'infarto miocardico, perché l'infarto miocardico è provocato dalla trombosi che si verifica dopo la, 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 la rottura di una placca, di una placca delle coronarie. È dimostrato da anni, da, da anni ormai, che il virus, il virus influenzale, può dare problemi. Fa, facilita l'infiammazione, la rottura della placca, si forma il trombo e quindi l'infarto, con tutte quelle che ne conseguono. La stessa cosa per il coronavirus. Ma un aspetto molto importante che sta venendo fuori, e vedo anche dei pazienti: ne ho già visto qualcuno. Pazienti che durante il periodo del, del contagio, della malattia hanno riferito palpitazione, aritmie continue. E sono state dimostrate e evidenziate, già si vedono alcuni dati, delle fibrosi provocate dal virus, cioè dei danni che ti va a provocare il virus, quindi non solo a livello coronarico, coronarite e quindi facilita trombosi, ma può dare delle microfibrosi che possono favorire fibrillazione atriale, aritmie, Documentate queste, che riesci a vederle non tanto con l'eco, ma riesco, si riesce a vederle con la risonanza cardiaca. Quindi pazienti con aritmie palpitazione che prima non avevano e che sono manifestate durante la malattia, sarebbe opportuno valutarle con attenzione, oltre che l'eco, in questi casi se persistono le aritmie sottoporle anche a una risonanza cardiaca. Insomma, quando usciremo da questa, da questa patologia, eh, dovremo studiare tutto quello che ha, che ha causato. Perché... Certo, certo, certo. Molte cose non si sanno, soltanto i misteri. Misteri no, cose che non si sanno perché ancora non c'è stato il tempo per fare studi Tanto anche sul, sul fatto che in alcuni soggetti anche anziani si sviluppa in modo asintomatico e in altri invece certo, crea certo, certo, danni certo. enormi. A proposito di, di anziani, eh, la, la percentuale di, di persone, soggetti anziani che hanno cardiopatie è elevatissima, immagino. Eh sì, eh, questo, cioè, la difficoltà rispetto a, agli anni se, 70, 60, 80, che, per esempio l'infarto miocardico, tu lo curavi nello stesso modo, lo curavi nello stesso modo, si trattava i famosi infarti dei cinquantenni, sessantenni, di tanti anni fa, la terapia era quasi sempre lo stesso. Adesso ti trovi spesso, quasi sempre, a trattare pazienti anziani con, con patologie diverse, quindi l'approccio adesso è cambiato, non è più come prima. E quindi bisognerebbe sviluppare ancora meglio, in questo caso come in altri casi, quella che sta diventando un po' la rivoluzione rispetto a prima: la medicina di precisione, la medicina personalizzata. Perché tanto è cambiata e tanto sta venendo fuori e, e spiega tante cose: spiega perché tante persone, tante persone rispondono, tanti ipertesi rispondono a un farmaco, a tanti altri quel farmaco non va effetto. Tanti, tanti pazienti rispondono positivamente a farmaci importanti, tipo la clopidogna, i farmaci antitrombotici, mentre altri non rispondono. Cioè, D'ora in poi, e questo sta succedendo, ci sarà una maggiore attenzione a caratterizzare meglio dal punto di vista fenotipico i pazienti, cioè vedere sostanzialmente praticare quella che è la medicina di precisione. Prima, come lei segue molti programmi di medicina, Partivano i traghi, i famosi studi, si andava a vedere, andiamo a vedere se l'aspirina è efficace o meno nell'invarto. E partivano studi, venivano arruolati migliaia di persone, studi che hanno dato grandi risultati, che hanno permesso di salvare milioni di persone. Dopodiché venivano fatte le linee guide, venivano fatte delle decisioni e si applicavano a tutti indistintamente. Cioè, quando c'è un problema di vasculopatia cerebrale o periferica, dare tutto, a tutti quanti quel prodotto deve. Adesso, no, si è visto studiando i pazienti che non rispondono che tanti polimorfismi spiegano quelle resistenze che noi chiamavamo le resistenze, tante cose sono cambiate. Quindi, si sta facendo strada quella che è la medicina personalizzata, la medicina di precisione. Di precisione. Ancora la chiamano meglio. Siamo addirittura di arrivo per la seconda parte, vicini alla Passo pubblicitaria, ma sentiamo questa telefonata. Buon pomeriggio, da dove chiama e come si chiama? È pronta, sono da Castrovillari. Sì. Vuole rivolgere la vorrei, domanda al dottor Boncompagni? Eh, la devo sentire, sto vedendo e la voglio sentire. Ecco, buonasera, lo Buonasera, sì. sono da Castrovillari. Eh, vorrei un'informazione. Eh, siccome che io ho quasi tanti di quei problemi che non so da dove devo prendere, ecco, perché ho soffro di diabete, di pressione. Di cardiopatia, insomma, una, una, una specie di lieve insufficienza amicale. Quest'estate sono andata da un medico che era arrivato tutto alto, trigliceri, di tutto, diabete, a cosa mm. di tutto, e mi ha dato una specie di cosa, metaformina. Eh, di metaformina siccome che avevo quasi un'insufficienza renale, che l'avevo a 71, mi ha danneggiato quella. C'è che è successo? 71. E quindi mi ha portato una conseguenza male? Lo so, cioè, cioè non entro però... adesso sto prendendo. Dica. Di sopra Pisoprologo, sì. per l'ipertensione, Rami, Prill, sì. eh, Ticlid, il Cosa? diabete... No, no, il terzo eh, qual, so, qual Sto era? prendendo un sacco di cose, non so se vado bene o no. Sta prendendo bisoprololo va benissimo, triatec va bene, ecco. il terzo qual è? il terzo? Ticlid. Come? Ticlid. Oh. Eh. Non l'ho capito questo. Ticlid. Mm, boh, per la circolazione. E poi cosa prende più? L'aspirina? Prende l'aspirina? L'aspirina no, perché quella mi faceva male. Sto prendendo apposta la ticlid. Ah, bene, ecco. se va bene, sì, ticlopidina. Eh, sì, sì, sto va. prendendo tutte queste cose, però devo stare attenta che per il rene non so che mi può capitare. No, 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 ticlidon, ticlopidina, un po', Quando mi prendo la pressione si alza pure il diabete, io sono proprio rovinato. Quanti anni c'ha, signora? Eh, non so che cosa devo fare. Quanti anni c'ha? Io ho 79, sono eh. grande. Eh, no, 69 ha detto. Eh. 60 o 70? No, 79. 70. Vabbè, comunque Molto. la terapia che sta facendo è una terapia appropriata. 79. Sì. La terapia che sta facendo è una terapia giusta, appropriata, compreso pure il TICUD, eh. se non... Se non tollera l'aspirina, sul discorso diabetico, ecco. le, mo, sul diabete ci sono grosse innovazioni. Innovazioni nuove, ci sono dei prodotti per il diabete adesso, i nuovi farmaci, che vanno benissimo ecco. anche nei pazienti cardiopatici, non diabetici addirittura. però di questo ne deve parlare con il diabetologo suo di cu, eh, curante, signore. Gli altri parlando. farmaci che lei mi ha detto, gli altri farmaci vanno benissimo, gli altri che lei mi ha detto prima, ecco. deve fare. E hanno dato la metapormina e mi hanno rovinato peggiore per l'acqua serenale, guarda. E ci è andata a parlare con lei. Eh, quello che non lo dovevo prendere, mi hanno detto. Deve ritornare, parlato, deve ritornare dal diabetologo. e risentirlo, signora. Anche perché ci eh, sono farmici nuovi. Ti sto girando, guarda, che non ti scrivono nemmeno strisce che hanno ridotto pure le strisce, guarda. Proprio ah, no. per il diabete. È un, guaio, è un guaio. Comunque signore, ritorna a fare una consulenza diabetologica. ritorna al suo diabetologo. Ci sono farmaci eh. nuovi, innovativi, che possono aiutare, che vanno bene per il cuore e per il resto. In pubblicità, grazie alla signora, eh. continui a, a seguirci. Pubblicità e poi la terza parte è ultima. Terza parte di salute e prevenzione, ancora un buon pomeriggio sui Teropa Network, siamo in compagnia del dottor Franco Boncompagni, ha risposto la nostra telespettatrice da Castrovilla, la situazione abbastanza complessa, deve rivolgersi al diabetologo di nuovo per studiare una terapia con nuovi farmaci a disposizione Stas che possono rivoluzionare la qualità della vita di una persona. Stavo dicendo che cioè, in questi ultimi anni grossi progressi sotto l'aspetto farmaci, medicine, grosse cose. Non... Al di fuori nel campo nostro eh, gli anticoagulanti, i grossi progressi invece sono nel campo mh, oncologico, anticorpo monoclonale che stanno veramente dando una scossa positiva, e diabetologico con eh, due classi di farmaci nuovi, che stanno veramente rivoluzionando anche perché abbiamo riscontrato una certa parentela noi quando guarda l'approccio terapeutico tra pazienti diabetici e cardiopatici. Ci sono due classi di farmaci nuove che stanno dando risultati straordinari soprattutto di pazienti con scompenso cardiaco. Scompenso cardiaco è una condizione importante, l'insufficienza cardiaca poi sarebbe, eh, lo stadio terminale di tante situazioni pregresse, pazienti valvolopatici, pazienti che sono fatti grossi invarti, cardiopatie ipertensive non curate. Cioè un minimo comune termotore, un cuore ingrossato, dilatato, che non ce la fa a Fatica pompare. A pompare. Beh, scompenso è quello alla bambina. Un cuore che non riesce a pompare, non riesce a far fronte a quelle che sono le richieste giornaliere di funzione. Ed è la conseguenza di danni pregressi, valvole non curate, interventi post-chirurgici magari massivi, scompenso provocato da cardiopatite dilatative, cioè forme e malattie che nel tempo sono peggiorate sempre di più. E su questo c'è un armamentario nostro, tenete presente che c'è una percentuale di mortalità in un paziente con scompenso cardiaco molto elevata, dopo 5 anni il 50% purtroppo muore, c'è una percentuale molto alta di pazienti con scompenso cardiaco, che vuol dire poi funzione ehm, diminuita, il paziente che viaggia con farzione di iniezione. La frazione di iniezione è un eh, numeretto eh, magico, al di sopra il 50% è normale, al di sotto, ma c'è gente che viaggia con frazione di iniezione 25-30%, 15%, pazienti candidati al trapianto perché l'ultima spiaggia poi diventa il trapianto cardiaco. Quando scompenso non riesci a risolvere con farmaci, con i device nuovi che ci sono, il defibrillatore biventricolare, quando non riesci con i farmaci nuovi, le nuove soluzioni di farmaci accoppiate, la soluzione che ti resta poi è quella artificiale e trapianto di cuore. Sono molti di questi pazienti che poi trovano un, un posto ideale per essere seguiti in quei centri di riabilitazione, unità intensive cardiologiche che si occupano proprio di questi pazienti. Scompenso cardiaco preterminale, pazienti in attesa di trapianto. Ora, tutta questa premessa per dire sinteticamente cosa, qualcosa sullo scompenso, ma per riallacciarsi al discorso di prima. Tra i farmaci importanti che danno grosse risposte ai pazienti con scompenso cardiaco che vanno decisamente meglio, stanno dimostrando, parliamo di dati degli ultimi di un anno a questa parte, sono i farmaci che si usano per il diabete, le glifozine. Cioè, sono farmaci che ti portano a dare una grossa diuresi, ti scaricano l'organismo e fanno meno faticare il cuore. Quindi, tornando al discorso della signora, ci sono farmaci nuovi che naturalmente in case selezionate ben valutate con piani terapeutici non è che un parco ecco, che si scrive, personalizzata, si a di precisione patente, possono cambiare un po' la storia non solo dei diabetici ma anche dei pazienti cardiopatici Cardiopatici non diabetici pure, questa è la novità, cioè dei farmaci antidiabetici che possono essere utilizzati, ci sono dei studi importanti, e danno grossi risultati in pazienti cardiopatici non diabetici. Questa è questa, la parentela fra le due patologie, eh, addirittura. Ecco, questo che è e, questo, e parlavamo di medicina di precisione e questo è un caso. So, sono novità, sì, sì, sono farmaci e sono ricerche recenti queste qui. Questi insieme di farmaci oncologici importanti sono le, le ultime novità in campo terapeutico. Abbiamo parlato di covid e cuore, abbiamo parlato di anziani, parliamo di donne e cuore: il cuore delle donne, in questo caso, inteso eh, come, come patologia? Sì, naturalmente, rischiamo di dire cose, magari già dette, ripetute: sappiamo che le donne il rischio aumenta, soprattutto dopo la menopausa. Fino alla menopausa sono protette dagli estrogeni, dopo c'è la caduta degli estrogeni e il rischio cardiovascolare delle donne è aumentato rispetto ai maschi, mentre prima non è così. Cosa possono fare? Qual è il problema delle donne? Le donne dal punto di vista anatomico hanno già, già una situazione diversa dei maschi, le coronarie sono più piccole, ma è diverso però purtroppo in molte situazioni patologiche l'approccio del medico del cardiologo, ma del medico in genere, verso le patologie delle donne. Molto spesso si va alla sottovalutazione. La donna che ti dice, ah, dottore, sento un bruciore al petto, sentite un dolore al petto, molto spesso la cosa viene sottovalutata. E succede anche in donne dopo la menopausa, ma anche prima della menopausa ci possono essere situazioni particolari. Quindi c'è una situazione anatomica diversa dei maschi, una sottovalutazione importante e c'è un incremento del rischio, soprattutto dalla menopausa in su. Il che vuol dire una maggiore attenzione che deve essere la stessa dei maschi, nei donne per i fattori di rischio, mi riferisco al, soprattutto no, al discorso del fumo. Che purtroppo è presente. E valutare poi l'uso di farmaci anticoncezionali perché possono dare anche dei problemi, soprattutto in chi fuma, in problemi non solo oncologici ma anche cardiovascolari, soprattutto l'ipertensione. Quindi bisogna stare, valutare con attenzione tutto questo. Esistono delle patologie drammatiche nelle donne che si manifestano nella zona peripartum, quando hanno partorito da poco, stanno per partorire, proprio rotture delle coronarie, cioè dissezione, dissezione delle coronarie. Sono patologie rare ma presenti e poi, soprattutto, nelle donne anche al di là del, del discorso della menopausa, una, una sindrome particolare drammatica, l'attaco sub, sub si chiama, è una malattia particolare delle coronarie che ti porta a una, a una situazione drammatica, una situazione infartuale di fatto, un'ischemia acuta che per fortuna molto spesso, accompagnata pure a una, a una disfunzione, al cuore che pompa poco, situazione drammatica all'esordio, che per fortuna molto spesso sono reversibili sono provocate situazioni da stress, da stress, intense, pare che una scarica di catecolamino, un lutto, una situazione, una contrarietà importante, possono essere elementi scatenanti di queste situazioni. La trago sub, che è frequente nelle donne, pure nei maschi, ma soprattutto nelle donne, è, è drammatica, ma per fortuna viene trattata con farmaci appropriati, è reversibile, molto spesso è reversibile. Bene. Dobbiamo parlare delle attività che si svolgono nella clinica La Mandonina dell'Ospedali Uniti Y Greco dal punto di vista cardiologico. Dal punto di vista cardiologico noi, allora, in senso qualitativo, visto, eh, sotto, abbiamo la possibilità di fare valutazione cardiologica, monitoraggio, monitoraggio pressorio ed elettrocardiografico, anche prolungato, anche prolungato. L'ecocardiogramma. Doppler cardiaci, elettrocardiogramma da sforzo. Da un punto di vista quantitativo, pensi che facciamo ogni anno 1200 1400 prove da sforzo. Mi ricordo, gli ultimi dati mi pare 1400 prove da sforzo all'anno ecco non ti dico quanto. Quindi c'è una mole di lavoro intensa che riguarda le richieste dall'esterno che arrivano a noi in netto aumento rispetto a quando si è iniziato 7-8 anni fa. E, e soprattutto c'è un discorso, una molla di lavoro importante per quanto riguarda le consulenze, il collegamento che abbiamo, ospedali greci comprendono Madonna della Catena, quindi la collaborazione stretta con il centro di, di, di Madonna della Catena, centro polifunzionale da punto riabilitativo, c'è cioè riabilitazione neurologica, ortopedica, non solo cardiologica, quindi consulenze... Eh, note, eh, numerose, consulenze e, re, e, e rapporto di lavoro intenso con, con il sacro cuore, lì chirurgia oculistica, ma soprattutto è un polo importantissimo. Ostatico ginecologico: quindi, una collaborazione. Poi, lì alla Madonnina abbiamo i reparti grossi di ortopedia, di chirurgia torino chirurgia che intervento ormai pure molto complessi. Quindi, lavoro ce n'è tanto. Proba eh, probabilmente riusciamo a dare una risposta, penso buona. Lo, dico, lo dice chi è stato lavorato in ospedale 40 anni all'annunziata, quindi esperienza mia lavorativa ormai di 7 oh, anni, anni. Ma se devo fare una valutazione di qualità e di quantità, deve essere, sono veramente soddisfatto. Penso che diciamo, stiamo dando una risposta buona. In questo campo, la, la prevenzione è, è fondamentale. Molte persone sottovalutano il rischio perché sono delle patologie come l'ipertensione, nella gran parte dei casi silenti, che poi magari possono dare dei segnali che vengono malinterpretati, come un mal di testa ad esempio che può essere un sintomo della pressione alta ma può essere scambiato per un'imicrania. Eh, succede questo ma succede in altri, in altri modi. A chi consiglia, a parte a chi fa sport che poi è costretto a fare delle, degli esami? Eh, prima di accedere a strutture agonistiche. Di... Lei ha toccato, ha toccato un punto veramente interessante, che è quello della prevenzione. Della prevenzione che eh, di fatto, non dico che resta, ma infatti in parte è la cenerendola un po' della sanità. C'è un dato interessante, che hanno pubblicato l'Organizzazione Mondiale della Sanità di recente, che parlava dei successi che ci sono sulla sopravvivenza, cioè l'età medica aumenta, no? le cose che vanno decisamente meglio, e pare che soltanto intorno al 15-20% è merito dei camici bianchi, dei nostri bravi interventi, di come curiamo l'invarto. Molto dipende da misure di prevenzione. Prevenzione vuol dire alimentazione, igiene, i malattie invettive in, in crollo, cioè correzione del fumo, battaglie grandi sul sale, questo battaglie proprio di tipo COVID, politico, questo. politiche. Negli Stati Uniti il sale, noi parliamo tanto, ci sono degli stati dove per legge in certi prodotti no, non si deve usare il numero di sale, ci sono proprio delle, delle norme ben precise. Quindi, laddove è rigoroso l'approccio preventivo, le cose vanno decisamente meglio. Quindi, la prevenzione è importante. Il problema debole della, della prevenzione qual è? È sempre lo stesso, che è un discorso poi politico all'atto pratico. Mentre il risultato brillante di una valutazione di un chirurgo che opera un tumore. O del collega emodinamista, bravissimo, nostro di Cosenza, che risolve il problema della chiusura del coronari, lo vedi subito. Quindi c'è la soddisfazione del risultato. Ah che bravo il dottore Tizio Caio, a ah, che grandi, mi hanno salvato. Il problema della prevenzione. La riduzione del sale, l'attività fisica, la riabilitazione del, del dottore Trombette. I risultati, sì, buoni risultati, però sono risultati che tu li vedi a distanza. Lungo, periodo, Lungo e, periodo. Si toglie il lavoro a chi poi devi intervenire. Eh, eh, quindi, mentre il politico vuole la cosa immediata, eh, eh, quindi, il politico premia, ha sempre premiato un po' chi la grande. Quindi potete politico vuole tagliare subito il nastro di una struttura che dà risultati subito. La prevenzione, i risultati non li vedi subito. E da qui c'è uno dei problemi. Lo scarso interesse. Sul discorso che mi dicevi prima de 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 della prevenzione dello sport. Prevenzione e sport. Sì. Cioè, è molto cambiato tutto in, re in relazione alle ultime a una legge che risale a 15 anni fa. C'è una maggiore attenzione ormai, c'è cioè, sì. gli incidenti. Sì. Anche, anche su questo. Bisogna fare un, un, chiarezza: è sempre drammatico la morte, per esempio, in un campo di calcio. Esattamente. È, è drammatico, fa titolo, è, è drammatico. Quando ti tocca una, una sciagura, angosciante del genere, è terribile. Però, su casi veramente estremamente, estremi. Pensate che la percentuale di morti improvviste di pazienti mh, giovani, al sotto di 30 anni, nello sport oscilla intorno a. 07 per, per sì. 100.000. 100 leggevo poco fa del caso Astori con eh, il processo ancora in corso, c'è il caso Morosini, ma ci sono tanti ragazzi sui campi di calcetto. Adesso per fortuna hanno introdotto le, eh, le prove, eh, i test cardiologici I te obbligatori successo, per i ragazzi. Abbiamo una telefonata, sentiamo eh, chi chiama e da dove chiama. Buon pomeriggio. Buon, buon pomeriggio. Io chiamo da Castrovillari. Volevo, volevo chiedere al, dono, al cardiologo cosa devo fare che ho una fibrillazione atriale, se mi dà qualche consiglio. Una fibra... Quanti anni ha lei? Quanti anni ha signora? E' Lidia. Non sapremo mai. Se, se richiama la signora e dà queste informazioni, sempre col, col televisore, col volume abbassato, perché poi se no va a... A creare problemi. E quindi stavo dicendo, molto, molto spesso c'è cioè, un'attenzione maggiore, prima non era così, negli ultimi vent'anni la nuova legge che c'è gli esami obbligatori, i defibrillatori sul campo, anche se eh, raramente bisogna, tu bisogna vedi bisogna so, rara fare. però raramente e più che altro è l'attenzione. Prima, quasi tutti i pazienti ormai fanno una valutazione cardiologica, lo fanno tutti. Sì, sì, sì. nell'elettrocardiogramma prima non si faceva. L'ecocardiogramma, perché poi c'è il filtraggio, le prove da sforzi le vedo tante giovani ragazzi. Meglio, era riferito ai professionisti d'alto livello dalla serie C in poi, probabilmente è cambiato in meglio, cioè le cose positive ci sono. Sì. Poi quando capita? Capiterà sempre purtroppo. purtroppo. Ricordiamoci che le percentuali sono quelle che ti dicevo: sì. 07, 0,9 ogni 100.000, sì. anche veramente. perché si tratta poi di patologie. Eh, molto rare e nascoste eh sì, che vengono le, fuori. Le cause con, più frequenti sono sempre le stesse. Abbiamo il caso di Cassano, ad esempio, eh, o di eh, un altro giocatore ex Inter che poi ebbe l'autorizzazione a giocare in un altro paese. Per fortuna in Italia sono, siamo molto severi. Telefonata, sentiamo che sarà la signora Castrovillari. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, ah, ecco. 54 anni, dottore. Sì, resti in linea per, sì, se il dottore deve fare qualche domanda col, il volume sì. basso. Mi dica, signora. sì lei la fibrillazione atriale ce l'ha in corso oppure l'ha avuta già? No, 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 ce l'ho in corso. Da quando è iniziata, signora? Da quando è iniziata? Eh, Saranno un paio di mesi che ce l'ho. Sto facendo pure una cura. Ha fatto l'ecocardio, sì. penso di sì. Sì, sì, sì. sì, sì Mi sì, dica sì, una cosa, sì. che farmaci sta prendendo lei adesso? Cosa sta prendendo? Il Pradax. Eh, eh. È buono allora. Un antibloccante. Buono. Allora, la signora... Ha fatto... è normale, signora? L'ecocuore? Ritmo norm? Sì. L'ecocardiogramma è normale, signora? È normale? Non ho capito. L'ecocardiogramma, il risultato dell'eco, è normale? Sì, è un risultato che ho una fibrazione atriale. Adesso, sotto i farmaci è normale, ma prima no. Quindi adesso il ritmo è normale, signora? Adesso? Sì, sì, sì. Ah, sì. perfetto, quindi sta facendo i farmaci giusti adesso? Quanti episodi ha avuto di fibrillazione sì. atriale? Quanti ne ha avuti? Eh, ne ho avuto 3-4, di mezz'ora, per quarti d'ora? Eh, mi dica una cosa, l'anticoagulante lo sta facendo, Pradax lo sta facendo, i nuovi anticoagulanti sarebbero. Sì. Il Pradax sta facendo beta bloccante, mi pare aver capito. Sì. e poi il ritmo norme. È il ritmo enorme. Sì. È, sì. è una terapia giusta, questa deve continuare con questa signora. Però se si ripetono c'è da valutare un intervento di ablazione, considerando che sì, lei è molto così giovane. Ma mi hanno detto devo farlo a finta, devo andare. Eh, L'ablazione a una di 54 anni che ha avuto 4 episodi, io la consiglierei. Quindi è importante che lei si organizzi che a prescindere se l'episodio o non si ripete, però mettere in gandiere un intervento di ablazione considerando che ne ha avuto 4 o 5 ma ha avuto 4 o 5 ma da quando fa la terapia non ha avuto più no no no, l'ha avuta una mattina alle 5, due mattine di seguito l'ha avuta allora, l'ha avuta ancora, sì 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 E allora, avuta, signora, bisogna, sì. bisogna pensare a mettere in gandiere di fare l'ablazione che è un intervento poi relativamente semplice non è complicato eh. Vabbè, però eh, il consiglio è questo. L'ablazione in sì, sì. Cosa, cosa consiste? L'ablazione con la radiofrequenza: cioè, l'arretpia parte nell'auricola cioè, nell'atrio destro. parte dalla relazione caotica ed è provocata da stimoli che vengono spesso dalle reazioni con L'ablazione con la radiofrequenza si forma una cicatrice da dove c'è il cortocircuito, ah, si interrompe? Si interrompe. Come saldare un contatto? In genere il risultato è buono. C'è una possibilità, una possibilità purtroppo non scarsa come numero di recidiva. Per in genere, dopo la seconda abbrazione ha messo in stato della recidiva, la vibrazione non tiene allora. La signora ha detto devo effettuare a Pisa questa tipologia di, di intervento. Mi fa venire in mente l'ultima domanda di questa trasmissione, ossia. C'è bisogno anche per la cardiologia di andare fuori regione? No, assolutamente no, perché l'ablazione la fanno a Catanzaro, a Sant'Anna, la fanno all'università, la fanno a Cosenza, all'Annunziata di Cosenza. Quindi l'ablazione si fa in Calabria, si fa a Reggio Calabria, quindi ci sono tanti posti. Poi ognuno giustamente sceglie quello di... che vuole, però l'ablazione si fa e si fa bene qui da noi in Calabria. In questo ambito la, la fuga dei calabresi è ancora alta, elevata? E ancora si pagano forse i prezzi, dei, 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 per esempio, però c'è una situazione, ne approfitto di, su questo, per la cardiologia del Sant'Anna, ma lo dico, io non sono collegato al Sant'Anna da nessun interesse, non c'è un conflitto di interesse, ma il Sant'Anna ha lavorato bene in questi anni, ha dato una grossa mano alla cardiocirurgia insieme all'università, la cardiologia dell'ospedale Sant'Anna è stata funzionale, dato, i numeri parlano, i dati. Ma è in difficoltà grossa, è chiusa. Certo. È, è drammatica questa situazione. Perché insieme all'università hanno risolto, hanno tagliato, quasi hanno ridotto completamente, hanno, hanno ridotto in un modo impressionante i dati, le fughe, le famose partenze per Milano, per Genova, per Roma, per Napoli. E quindi il mio è un appello pure a dare una mano al Sant'Anna. Non so se, a che punto è la trattativa, visto che ci sono notizie sempre che oscillanti di giorno in giorno. Perché da solo penso che l'università non so se riesce a gestirla soltanto. C'è anche Reggio Calabria, però il Sant'Anna è stato un esempio di medicina ehm, non pubblica, convenzionata, accreditata, che si è integrata e ha dato delle risposte ai calabresi, ai calabresi al di là poi delle scelte politiche che non vuol dire un minus né verso l'università che lavora in un modo eccezionale di Catanzaro né Reggio Calabria. Purtroppo sono delle cose che in, che in Calabria vanno, vanno risolte assolutamente. Per, ah, certo, certo, eh, certo, Però stranamente non, la situazione non, non cambia però allora, mai. L'ablazione, capito? L'ablazione. Parlavamo di donne prima, hanno chiamato due donne, in questo caso una 54enne, quindi un'età sì, molto sì. giovane. La fibrillazione è molto presente nelle donne. È presente soprattutto nelle donne dopo i 65 anni. Dopo una certa Sì, qua età. siamo sotto età. Siamo sotto età. Eh. percentuali sono alte, in viaggio intorno al 12-11%, mi pare, queste sono i dati, dopo i 65 anni, ti aumentano. Dopo gli 80 anni si arriva pure al 15-20%. Siamo nei minuti di recupero, ci sono altre novità? No, L'ultima novità, come le cose vanno in meglio, un altro aspetto positivo, Noi dobbiamo dare sempre messaggi positivi, certo. come stanno cambiando le cose in meglio per molte patologie, no? per esempio prima la cardiochirurgia, la cardiologia sta arretrando, ma non arretrando nel senso negativo, perché viene sostituita da un approccio sempre meno invasivo. Sempre meno invasivo. Cardiochirurgia, sulle valvole per esempio a Catanzaro, eh, parliamo di regione a Catanzaro, il professor Indolfi c'è un centro per, mh, va, eh, per le tave le tave sarebbe l'approccio non chirurgico alla, alla stenosi aortica così pure per quanto riguarda la valvolopotia mitralica la possibilità di riparare dall'esterno le valvole Fantastico. senza aprire il toraggio. Fantastico. Eh, a Catanzaro fa? c'è un centro guida a Catanzaro entrano dall'arteria dalle, dalle, dalle dall'esterno Raggiungono e mettono una protesi. Bellissimo, eccezionale. Eh, Catanzaro è un, è un centro d'eccellenza per questo. Il professor Indolfi è uno di questi. Dunque, dà fiducia a chi, a chi ha problemi di questo tipo. Eh, grazie, grazie al dottor Franco Boccompagni, cardiologo che opera in questo momento nella clinica La Madonnina del gruppo eh, Y. L'appuntamento con salute e prevenzione è per la prossima settimana. Grazie, dottor Boccompagni. Arrivederci a tutti. Grazie.